tutti, professore, cari amici, oggi si parla di un progetto molto ambizioso, con tre tournée. La Scala è il primo teatro straniero a onorare il Bolshoi riaperto dopo la più profonda ristrutturazione della sua storia recente. Anche questo ci lega strettamente al Bolshoi. Una simile ristrutturazione la Scala ha affrontato sei anni fa, dotandosi di quelle strutture che le rendono oggi possibile produrre a livello europeo. Il 12 novembre il coro e l'orchestra della Scala diretti da Daniel Barenboim eseguiranno la messa da Requiem di Verdi nella sala del Bolshoi e quindi sarà il primo atto, una grande scambio culturale che prevede diversi contributi fino a settembre 2012. Poi, dal 15 dicembre al 22, la Scala ha una mostra con il corpo di ballo e due grandi spettacoli, Ex and Shore, 15, 16 e 17 dicembre, e il suono di una nota di messa d'estate di Balanchine, il 20, 21 e 22 dicembre. Me l'ho informato ieri che tutte le sei recite sono tutti esaurite. Terza tournée, nel settembre 2012, la Scala tornerà a Mosca con il coro e l'orchestra impegnato della nuova produzione di Don Giovanni che inaugurerà il prossimo Settembroggio con la regia di Robert Carsen, sempre sotto la baguette del nostro direttore musicale. Tre recite, anche in questo caso, il 6, l'8 e il 10 dicembre, settembre, scusi, 6, 8 e 10 settembre 2012, più un concerto sinfonico la sera del 9. Questi tre tournée fanno parte di un combo che voi avete potuto già vedere a Milano, perché abbiamo ricevuto il Bolshoi con un'opera lirica, lo Jérôme Guil, e voluto ovviamente il grande corpo del ballo del Bolshoi, e poi abbiamo fatto anche due anni fa un concerto, tre concerti dell'orchestra del Bolshoi. A completare e a ricevere il pincetto un'area. E guardate che voglio identificare quest'area qua, soprattutto in questo bisogno, in questo desiderio di ritrovarsi nei propri grandi istituti artistici e culturali. Quando l'assessore poi l'altra mattina ha detto che le iniziative che noi abbiamo avviato e che abbiamo voluto chiamare emblematicamente Piazza Scala, sono le gallerie d'Italia e questa è la galleria di Piazza Scala. Quando ho sentito dire che questa iniziativa, questo dono, così è stato detto all'amministrazione, anche del sindaco, alla città di Milano e al mondo, è da considerare come lo spunto per credere di nuovo nella possibilità di fare una rete di tutti i musei e dei grandi centri di cultura che ci sono a Milano, che sono qui nel centro di Milano, quindi bisogna sentire veramente sollevare lo spirito. Ho avuto l'impressione che ci sia bisogno di qualche cosa che stimola a credere di nuovo. E lasciatemi dire, quindi, perché io poi non devo dimenticare, quindi altrimenti vengo richiamato all'ordine, ecco, se io non dico che parlo no, a titolo personale, ma nella veste di rappresentante della banca, che questo venga dai privati, questo stimolo, ci induce a dire che la strada che noi stiamo ben qui, diciamo pure termine, diciamo avanti, chiesa San Paolo è la strada che sta seguendo da tempo. Credere in una grande collaborazione tra e molto disobbedienza. Allora io faccio mie le parole della portata, è proprio in un momento di crisi dove questo bisogno.
bisogna tornare a credere in Dio. Bisogna tornare a credere che le qualità migliori degli italiani greci si hanno imposto al rispetto del mondo e all'amore del mondo. Ricordate che ancora oggi, quando, nonostante la crisi che stiamo attraversando, quando siamo italiani, siamo apprezzati e siamo amati.